Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, per noi amanti della pallavolo, per noi pallavolisti, nel mio caso ex pallavolista ma anche allenatore di pallavolo, Julio Velasco rappresenta un vero e proprio mito, l'allenatore che ha rivoluzionato la pallavolo in Italia e non solo, colui che ha portato l'Italia a vincere i mondiali di pallavolo maschile negli anni 90, però per noi amanti non è solo un allenatore mito, ma è un vero e proprio allenatore filosofo. Sì, c'è molto del filosofo in Julio Velasco, si può parlare di una vera e propria filosofia di Velasco. E poi ovviamente le sue lezioni, conferenze, con quell'accento argentino che rende tutto ancora più romantico, che rende il tutto ancora più epico, sono veramente leggendarie. Trovate pillole di Velasco su TikTok, su Instagram, su YouTube, ma trovate lezioni di Velasco su YouTube bellissime che vi consiglio di vedere. Riassumiamo in alcuni punti la filosofia di Velasco. Beh, innanzitutto sono sempre a Senigallia, dove ho appena terminato la mia lezione, intervista sulla intelligenza artificiale. Bene, il primo punto è questo. Secondo Velasco, la pallavolo, come tutti gli sport di squadra, chiaramente si fonda innanzitutto sulla responsabilità individuale, che però si coordina con quella di gruppo. È uno sport di gruppo, uno sport di situazione. La pallavolo è uno sport più che mai organicista, dove il tutto è superiore alle singole parti che lo compongono, perché per arrivare a schiacciare serve una ricezione, serve un'alzata, servono delle coperture. Dunque tutti concorrono più che mai al risultato finale, al successo, al punto, alla bellezza, al divertimento, alla buona riuscita di un'azione, di un set, di una partita. Dunque uno sport organicista in cui tutti devono fare il meglio, quello che devono fare, e tutti devono assumersi le loro responsabilità senza scaricarle sugli altri. È famosa la sua frase secondo cui se lo schiacciatore si comincia a lamentare dell'alzata e poi l'alzatore si lamenta della ricezione, ma il ricettore si lamenta, non so, della forza della battuta avversaria, bene, alla fine nessuno si assume la responsabilità di quanto è accaduto e la squadra naufraga, si rimpallano i singoli giocatori responsabilità, colpe, e non si ottiene sicuramente un risultato positivo, perché la pallavolo è più che mai uno sport comunitario. L'attaccante dunque deve aggiustare l'alzata, l'alzatore deve aggiustare la ricezione e il ricettore deve aggiustare nel miglior modo possibile la battuta che arriva, la battuta dell'avversario. E il fatto che nessuno debba lamentarsi, ma tutti devono cercare di risolvere il problema, è già un atteggiamento filosofico, più che mai un problem solving costante, ma soprattutto c'è un'etica della responsabilità individuale e collettiva. Questo è il gioco della pallavolo. Così dovrebbe essere una città, secondo Platone, dove ognuno svolge il meglio proprio compito. Una città funziona, perché se tutti si lamentano di qualcuno, di qualcosa, la città non funzionerà mai, tanto è sempre colpa di qualcun altro. Dunque, caro schiacciatore, caro palleggiatore, caro ricettore, caro atleta che fai le coperture, tu fai il tuo, e se tutti fanno bene, al meglio delle loro possibilità, quello che debbono fare, la partita, l'azione andranno bene, la squadra andrà bene, o comunque non avrà nulla da rimproverarsi. Dunque, primo elemento centrale, la responsabilità. E questa è cultura non solo sportiva, è cultura di cittadinanza, è cultura politica. Secondo aspetto, è veramente
che è figlio del primo, una delle caratteristiche delle squadre di Velasco, cioè tutti devono saper fare almeno qualcosa e tutti devono essere valorizzati per quello che sanno fare. Allora saprai battere, entrerai per battere, sai fare bene un muro, ti valorizzo per quello. Tutti devono essere messi in condizione di svolgere al meglio almeno qualcosa, devono sentirsi parte di un progetto. E questo è un aspetto molto importante, non si dipende da nessuno. Poi è ovvio, il palleggio forte ti fa fare la differenza, lo schiacciatore forte ti fa la differenza, la palla che scotta la avrai sicuramente un giocatore a cui darla, però tutti devono sentirsi coinvolti, tutti sono coinvolti ed è un motivo del successo comunque di questa spedizione, ad esempio olimpica, al di là di come finisca la finale. Io il video lo realizzo prima perché il gruppo, il collettivo non si è affidato alle bellezze ma anche magari alle bizze di una Paola Egono, all'umoralità di un Egono. Ha depotenziato Silla togliendo la fascia da capitano, no, l'ha valorizzata. Silla sta giocando alla grande, l'ha valorizzata anche togliendole la fascia da capitano e dandola invece a un'altra giocatrice, a un centrale. Ma il centrale non sta sempre in campo perché esce il posto è libero, non può fare il capitano, no, perché Danesi è stata valorizzata al massimo in questo suo ruolo, perché tutti siamo portati a fare qualcosa, bisogna solo trovare chi ti valorizza. Valorizzare le singole qualità, molto spinosiano il tutto, perché? Perché ognuno di noi è più portato a fare una cosa, una natura più spiccata, più talentuosa. Il buon coach, il buon allenatore valorizza quella natura, valorizza quel talento, conosce le virtù, conosce i vizi, conosce come potenziare il bene e depotenziare il male, come lavorare sulla gioia e come allontanarsi dalla tristezza. Pallavolo è gioia, bisogna lavorare sullo stare bene insieme. E mi sembra molto spinosiana. E questa squadra in cui l'Egonu non è la giocatrice sempre chiaramente l'attaccante più importante, ma è dentro un gruppo che ha tante soluzioni di gioco, che non si affida soltanto all'Egonu, ebbene questa Egonu è più libera, più spensierata. Poi abbiamo una Bosetti che è una macchina in ricezione, e abbiamo un libero anzianotto rispetto alla giocatrice che però sa mettersi dentro la causa con tutta la sua saggezza, con tutte le sue capacità, con tutta la sua umiltà. Questo è un aspetto importante, valorizzare le singole persone, dunque far sentire tutti dentro un progetto, dentro un gruppo. Questo vale per ogni lavoro di gruppo, vale per la classe, una classe alla Velasco. Terzo aspetto, molto in questo caso molto importante, la leggerezza, la bellezza, molto romantico, molto magari argentino tutto ciò, vivere l'attimo, ma che non è un carpe diem angosciato e angosciante, vivi l'attimo perché poi non torna più. No, vivi l'attimo con leggerezza e bellezza perché poi non torna più. Non vivo l'attimo in maniera angosciata, ma vivo l'attimo con la leggerezza e la bellezza di quell'attimo, perché conta il percorso che si fa insieme, si dice, ma non bastano le parole, lo costruisce questo percorso Velasco. Il percorso è fatto da tanti attimi, da tanti passaggi, da tanti momenti, da tante ore, da tanti allenamenti. Però godersi un quarto di finale, godersi quello che si ha e non quello che si ha, delle ultime sue, diciamo, perle che ci ha regalato in questi giorni. Perché pensare eventualmente a un oro non raggiunto? Pensa al fatto che hai l'argento, perché non pensare all'argento, l'oro mancato se hai il bronzo? Ti godi il bronzo e se sei arrivato quarto, sei stato quarto impegnandoti al massimo. Puoi avere il rammarico magari, il momento, la rabbia, ma poi pensa a quello che hai fatto. Hai fatto un percorso olimpico, hai fatto un percorso olimpico, valorizziamo quello che sia, ma anche le persone che sono le favorite. Allora, uno che è il più forte di tutti, poniamo, torna a casa con la medaglia di bronzo e non è contento, torna a casa quarto e non è contento. Allora, è inutile negare, è chiaro, se eri il favorito c'è un po' di amarezza, ma anche il favorito deve capire
che la singola gara la si può perdere, il singolo punto, c'è la giornata storta, cioè non bisogna fare della vittoria un'angoscia. Se trasformi la vittoria in un'angoscia, la prestazione in un'angoscia, il risultato a tutti i costi, se vivi lo sport in questo modo, vuol dire se vivi la vita così, non ottieni nulla, ottieni molto poco, e quando ottieni qualcosa non te lo sai godere, non lo sai veramente apprezzare. Questo è un altro aspetto importante. Quarta cosa, non dire non sai fare, non sai fare, non sai fare, noi insegnanti, non sai fare, non sai tradurre dal latino, non sai fare di conto, non sai fare riassunto. Comincia a dire che sai fare questo e da lì parti. E più che dire non sai fare, insegnare come si fa. Insegnare come si fa, non ripetere come non si fa. Noi insegnanti avremmo bisogno di ascoltare Julio Velasco? No, non possiamo sapere, forse alcuni avrebbero bisogno. Quelli che ripetono costantemente per tutto un anno ad un allievo a quello che non sa fare, devono mettersi lì e spiegare a quell'allievo come farlo. Non arriva un giorno, non arriva due giorni, non arriva tre giorni, non arriva dopo quattro giorni il miglioramento, non arriva dopo cinque giorni, dopo un mese, a un certo punto arriva, perché non si cresce gradualmente, dice Velasco, vero? A un certo punto uno non sa fare una cosa, non sa fare una cosa, non sa fare una cosa, e di colpo la sa fare. Dunque seminare, 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 e di colpo potrebbero sbocciare, no? Dei fiori. Invece noi vogliamo tutto subito, vogliamo vedere i progressi giorno dopo giorno. A volte nell'apprendimento non c'è un progresso regolare giorno dopo giorno, non è graduale, ma arriva di colpo, arriva molto rapidamente, e non arriva per tutti allo stesso modo, perché non tutti siamo portati per fare le stesse cose, a capire dove stare nel mondo e a valorizzare al meglio il nostro stare nel mondo. Queste sono alcune pillole filosofiche di Julio Velasco, un filosofo prestato alla pallavolo o un coach di pallavolo prestato alla filosofia. Scegliete voi.